Ciao a tutti, io sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videovlog qua sul mio canale. Sì, ragazzi, mi sono tagliati i capelli, li ho tagliati ieri pomeriggio, ma tralasciando stare questo, in questo video vi dirò le mie, come sempre, personali e soggettive pagelle. Anzi, scrivetemi qua sotto nei commenti le vostre pagelle di Gelbison Trapani. Appunto, è finita ieri 3-1 il recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Sono state oltre a Gelbison e Trapani, ci sono state altre tre partite, cioè Giarre Biancavilla, Santa Maricilento San Luca e poi Portici Castrovillari. Comunque, a parte questo, concentriamoci su Gelbison Trapani. Appunto, è finita 3-1, nonostante il Trapani, personalmente, secondo me, abbia fatto la miglior prestazione da quando è ritornata, appunto, dopo la pausa forzata. La miglior prestazione da diciamo dalla prima partita contro la Città Novese, secondo me questa qua è la miglior prestazione. Allora, partiamo, ovviamente io ve li lascio qua, partiamo da Cultraro. Cultraro ci avrei potuto dare un 6, considerando che ha preso 3 gol, comunque però ha fatto notevoli parate, però ha preso 3 gol, ci ho dato comunque un 5,5. Il vice capitano a Maltese, ragazzi, ci ho dato un 6, mentre al capitano Pagliarulo, che se non sbaglio per la prima volta in campionato gioca titolare, perché la maggior parte delle volte non ha giocato o è entrato dalla panchina, e ci ho dato un 6,5 a Pagliarulo. Ad Amorello ci ho dato un 5, giocava contro la sesta squadra, cioè la Gelbison. Non mi è piaciuto molto, ma non mi è piaciuto neanche, non mi è piaciuto ancora di meno Galfano, che è il voto più basso di oggi, cioè un 4,5. La partita è stata quello che, cioè, non è stata brutta, non è stata neanche proprio bella. È stato autore del primo gol e non so come, ragazzi, cioè, se tu ti metti il primo palo, non so come ti arriva la palla, riesci da girato a buttarla dentro. Cioè, dai, ragazzi, cioè, ma come si fa? Ci ho dato un 4,5. A Barbara invece ci ho dato mezzo voto in più di Amorello, cioè un 5,5. Passiamo ad Antezza. Ad Antezza ci ho dato un 7. Allora, il voto più alto è 7,5, che vedremo dopo, sarà nella fascia, vi dico già, attaccanti, il 7,5, che se lo contendono due giocatori. Ad Antezza non ci ho dato 7,5, ci ho dato un 7, perché a parte il gol, non è che abbia fatto una prestazione eccellente, però comunque è stato un ottimissimo giocatore, a parte il gol, dove praticamente appunto Bonfiglio era davanti alla porta, stava cercando di dire, ci è arrivata la palla ad Antezza, più o meno fuori area, barra dischetto del rigore, era la distanza, e l'ha messa all'incrocio, ecco, diciamo un tiro di piatto un po' mezzo a punta. Ci ho dato un 7 ad Antezza. Poi abbiamo Sant'Arpia. Sant'Arpia, ragazzi, ci ho dato un 6,5. In queste ultime due partite mi sta piacendo veramente molto Sant'Arpia. Se non sbaglio, la scorsa volta ci ho dato 7 e aveva fatto il gol. Stavolta non ci ho dato 7, non ha fatto il gol, ci ho dato comunque 6,5. Passiamo a Olivera. Olivera, assieme a tutti gli altri che hanno preso 5, è uno dei voti più bassi. Olivera, ragazzi, che, insomma, mi è sembrato un po', ecco, assente in campo, perché io il centrocampo, giocare a centrocampo, ho visto solamente Antezza e Sant'Arpia. Tutti gli altri ragazzi non li ho visti. A Olivera, diciamo, a Olivera, cioè, ragazzi, non
Non l'ho proprio visto. Ah, Olivier, ragazzi, non l'ho proprio visto. Mi sono appena accorto che forse mi sono scordato di mettere un centrocampista. Fatemi vedere perché, ragazzi, non vorrei che, ecco, mi scordassi di mettere un centrocampista. Ma no, ragazzi, sono giusti. I centrocampisti sono Antezza. Aspettate che qua, no, ok, sono Antezza, Olivera ah sì, ragazzi, perché uno, se non sbaglio, sia Morello o Galfano ha giocato centrocampista. Poi Olivera 5, passiamo alla fascia degli attaccanti. Partiamo da Musso e Russo che si contendono il 5 e mezzo. Musso, ragazzi, non mi è piaciuto in Ragazzi, questa Musso partita. e E Russo. Russo che si contendono il 5 e mezzo. Musso ci ho dato 5 e mezzo, ci potevo dare anche di meno. Però, ragazzi, Musso aveva fatto gol, ce l'hanno annullato. In radiocronaca hanno detto che, ecco, il fuorigioco era forse al limite, forse non c'era, forse c'era, insomma. Nel dubbio che c'era ci ha dato un 5,5, però comunque senza nel dubbio che c'era, eccetera, comunque Musso non mi è piaciuto, lo dico già, perché secondo me in questa partita non hanno giocato maggiormente i centrali, quindi in questo caso Musso e Russo che è entrato, che poi non è proprio centrale, non ha giocato molto Musso. In questa partita hanno giocato molto Vitale e Spano, quindi a parte Musso e Russo che l'abbiamo detto tutte e due 5 e mezzo, passiamo a Vitale. Vitale, ragazzi, ci ha dato un bel 7 e mezzo, autore di molte occasioni del Trapani, si è mangiato parecchi gol, però, ragazzi, Vitale ha fatto delle ripartenze sulla fascia. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo, ragazzi, Vitale, ci ho dato un 7 e mezzo. Stessa cosa per Spano, addirittura, ragazzi, in radiocronaca il radiocronista della Gelbison diceva addirittura Spano un giocatore straordinario con delle qualità assurde, ci cioè, ha fatto una partita assieme a Vitale molto 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 interessante, molto molto buona, ci ha dato entrambi un 7,5. Passiamo, ovviamente io, ragazzi, mi scrivo tutti tutto nel taccuino, le pagelle, aspettate mi sono dimenticato una cosa. Ok, abbiamo gli ultimi tre attaccanti che sono Bonfiglio, De Felice e Pipitone. Hanno tutti e tre dei voti diversi. Partiamo da quello che ha il maggior voto fino a quello che ha il peggior voto di questi tre attaccanti che ci rimangono. Bonfiglio ci ha dato un 6. Comunque, nonostante oramai, ragazzi, Bonfiglio, se non sbaglio, in tutte le pagelle che ho fatto ha preso sempre 6, perché, ragazzi, non ha fatto gol, non ha fatto assist. Io, ragazzi, lo salvo e ci do comunque sempre una sufficienza al grande Bonfiglio, e comunque quando entra si infila tutte le parti, cioè, comunque il nostro furetto comunque fa sempre qualche occasione del gol. Infatti proprio il gol di Antezza è nato da lui, che non dico ha fatto un assist, però stava tirando sulla ribattuta del suo tiro, poi è andato Antezza sulla ribattuta, insomma, sulla rinviata del difensore che stava tirando appunto Bonfiglio, poi ha segnato Antezza, quindi comunque si è reso, diciamo, come un assist man, anche se proprio non ha fatto l'assist ad Antezza, però comunque è partita l'azione, ecco, da lui. De Felice ci ho dato un 5,5, rispetto all'altra volta che mi è piaciuto moltissimo contro il Santa Maria Cilento, che se non sbaglio ci ho dato un 7,5, stavolta ci ho dato un 5,5. È entrato al posto di Musso al 60esimo per 30 minuti, a parte qualche insomma, qualche passaggio, qualcos'altro, non ha fatto molto, non ha fatto come Vitale, che comunque, diciamo, De Felice e Vitale dovrebbero avere più o meno le stesse caratteristiche, cioè sono due ali veloci che puntano al tiro, che dribblano, sia De Felice che Vitale. Però Vitale mi è piaciuto molto, De Felice no.
De Felice ci ho dato un 5,5. L'ultimo giocatore, Pipitone, è entrato al 78esimo al posto, non mi ricordo di chi, aspettate che vedo, forse mi ricordo, è entrato al 78esimo al posto di Vitale, ha fatto quei 12 minuti più 5 di recupero, quindi ha fatto comunque 17 minuti, che sono comunque parecchi. Ci ho dato un 5 a Pipitone perché, ragazzi, non l'ho visto molto presente nelle azioni. Cioè, quando il Trapani attaccava c'erano Vitale, Spano, questi qua in attacco, cioè ho Antezza, che comunque è stato parecchio utile in questa partita. Ci ho dato appunto un 7, vi ripeto. Lui invece non è stato, per quanto riguarda me, parecchio coinvolto. Ci ho dato un 5. Ragazzi, io spero che queste pagelle vi siano piaciute. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel commento e ditemi appunto nel commento le vostre pagelle. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao, sempre forza Trapani. Ci vediamo domenica anzi, ci vediamo sabato perché ci sarà il pre-partita di Trapani-Stanca Taldesa. Ciao!